Tanta guagna per tutti ragazzi, qui Mr. Blue che vi parla e oggi voglio mostrarvi un po' le nuove mappe che sono appena uscite per Call of Duty Modern Warfare 3. Si tratta di un nuovo DLC che si chiama Higrise ed è disponibile come al solito esclusivamente per Xbox 360, più in particolare per gli utenti Elite Premium che hanno sottoscritto l'abbonamento a pagamento. Gli utenti PS3 e PC dovranno aspettare un mesetto circa per giocare a queste nuove mappe, ma vi mostrerò qualche immagine, qualche gameplay di queste nuove mappe, insomma. Con questo DLC ci sono tre nuove mappe multiplayer e una mappa che si potrà giocare nelle operazioni speciali. Allora, la prima mappa che ho provato e che state vedendo in questo momento a video si chiama The Commission. E prima di provarla sono andato a leggere un attimo sul sito ufficiale di Call of Duty, la breve descrizione in inglese, insomma, e sul sito c'è scritto testualmente in inglese Mid-sized multiplayer map. Allora, io ci ho giocato, non è assolutamente vero perché, cioè, perlomeno secondo me non è assolutamente una mappa di dimensioni medie per il multiplayer. Anzi, cioè, è talmente piccola che ricorda moltissimo Dom, no? Avete presente Dom, che è la mappa più piccola del gioco? I respawn sono fatti male, come si nasce si muore perché troviamo sempre un avversario alle nostre spalle e non c'è mai un attimo di respiro. Stessa cosa in questa mappa, The Commission, che non è affatto dimensioni medie, è proprio dimensioni microscopiche. Questa mappa, come vedete, siete circondati da una baraccopoli, da transatlantici vecchi, distrutti, dismessi, e troverete i classici barili esplosivi in cui basterà qualche colpetto di mitragliatrice per farli esplodere, insomma, e magari fare giocare anche qualche scherzetto ai vostri nemici. Poi adesso passiamo ad un'altra mappa che ho provato, la nuovissima mappa che si chiama Offshore. Questa volta c'è sempre il mare un po' di contorno, ma ci troviamo nel mezzo dell'oceano e più precisamente su una piattaforma petrolifera. Questa mappa è sicuramente più difficile da giocare rispetto alla precedente perché ha spazi molto ampi, molto aperti ed è molto semplice essere colpiti dal fuoco nemico mentre ci si aggira al suo interno. Comunque è una mappa che va studiata abbastanza bene, non è semplicissimo giocarci così, di primo impatto, come magari può essere nella precedente, perché nell'altra, in The Commission, non è molto difficile ambientarsi subito. Invece in questa qui mi sembra che per fare delle buone partite bisogna insomma allenarsi un pochino per poi andare un po' più in scioltezza, in sicurezza. Bisogna stare molto attenti secondo me ai sniper, ai cecchini, ecco, ci sono dei punti molto sopraelevati rispetto ad altri, ci sono delle rampe e nascondigli perfetti insomma per questi sniper che possono farci dei brutti scherzetti alle spalle. Infine l'ultima mappa che è stata rilasciata quest'oggi, che ho provato diciamo così tra virgolette in anteprima per voi, è stata Terminal. Come già vi abbiamo anticipato sul sito, questa mappa, anzi, e come già avrete intuito voi più esperti di Call of Duty, questa mappa era già presente su Modern Warfare 2. Gli sviluppatori hanno pensato di riproporla anche sul terzo capitolo della serie, quindi potremo giocare la stessa versione ma rimasterizzata e aggiornata per MW3. Questa mappa è stata sicuramente la più difficile da giocare quest'oggi quando ho provato le nuove mappe, perché mi sembra che ve l'ho detto, ma il mio primo Call of Duty è stato Black Ops. Quindi io non ho mai giocato a Modern Warfare 2, a MW2, mentre credo che tutti gli altri che ho incontrato oggi sì, perché è stato abbastanza difficile affrontare gli avversari che sembrava che tutti già conoscessero a memoria questa mappa e mi ci è voluto un attimo per abituarmici. È una delle mappe che è piaciuta di più agli utenti su MW2 ed è stata appunto riproposta per questo su MW3. E a me sì, diciamo che è una bella mappa, mi aspettavo qualcosina di più, ma non è niente male. È ambientata in questo aeroporto, si può entrare dentro un aereo e si può combattere all'interno del check-in dell'aeroporto. Prima di concludere questo video volevo dire anche che non è stato semplicissimo giocare subito a queste nuove mappe, perché innanzitutto poche persone hanno scaricato questo DLC. Io ho cercato di scaricarlo il prima possibile, mentre cercavo le partite,
c'erano veramente pochissime persone che erano disposte a giocare, che avevano già scaricato il pacchetto mappe. Inoltre tutti votavano sempre la mappa Terminal, quindi ho giocato tipo 4-5 volte di fila sempre a Terminal, non ne potevo più perché volevo provare anche le altre mappe, insomma. Niente ragazzi, io spero che vi piaccia la nostra idea, in cui vi facciamo vedere quasi subito in anteprima le nuove mappe che vengono rilasciate dagli sviluppatori, e non vi prego, non badate troppo al gameplay, perché vi ripeto anche in questo video che gioco pochissimo con Xbox 360, sono più giocatore PS3, e come sapete tutti queste mappe sono disponibili in anteprima solo su Xbox. Quindi, come dice un famoso youtuber italiano, anch'io ho le mani congelate quando gioco con Xbox. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al nostro canale se vi piacciono i videogiochi, e ci vediamo alla prossima. Ciao!